Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. E gli disse loro: e voi, chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù rispondendo gli disse: tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Ti ringraziamo, Signore, della tua parola. Allora, benvenuti e bentornati qui con noi questa mattina, e anche un benvenuto a chi ci ascolta. E io sono certo che questo messaggio di oggi deve e doveva essere predicato e insegnato, perché io lunedì mattina mi è successa una cosa strana. Stavo dormendo prima di svegliarmi alla solita ora e ricevo un messaggio non divino, però da un fratello che conosco oltre a un altro, che è un pastore, e sta lottando con un problema a livello di dipendenza sessuale. E sono in contatto con lui da tanto tempo, e grazie a Dio, durante la settimana stavo pensando a lui, e lui stranamente mi manda un messaggio che non è solito, diciamo, dice: guarda, Mario, scusa, che cosa predicherai domenica? No. E poi ho un'altra domanda. Lui dice: ma che Signore ti ha detto qualche cosa per me? Signore ti ha detto qualche cosa da dirmi? Io stavo dormendo, ero appena svegliato, ero proprio sconvolto, no? Perché lui dice: mentre io stavo pregando e stavo leggendo le parole di Dio, è come se il Signore mi avesse detto: chiamati, chiama me, perché c'era qualche cosa che avrei dovuto dirgli, incoraggiato. E è stata una cosa, diciamo, speciale. E io ho detto: guarda, ho raccolto un po' i miei pensieri, ho detto: io credo questo, vedi, io in settimana stavo pensando, tu stai diventando più forte nella tua battaglia. E lui temporalmente ha dovuto scendere dalla predicazione proprio finché voleva mettere in ordine, è stato molto coraggioso, il Signore lo benedirà per questo. E ti ho detto: Signore, è come se mi dicessi che tu vincerai sopra di queste cose, tornerai più forte e aiuterai tante persone che hanno questo tipo di problema. E sono convinto di questo. Poi sto predicando e predicherò sul libro di Giudici, la storia, un brano della storia di Sansone, ok? E lui dice: ah, oh, strano, amen. Ecco, questo è dal Signore, perché io l'altro giorno stavo in chiesa e un fratello mi è venuto da me e mi ha detto una cosa riguardo Sansone, e che è stato un incoraggiamento dal Signore. Poi mi scrive alcuni giorni dopo e dice: guarda, lo sai, un altro fratello mi ha fermato e stavamo prendendo un caffè e incominciato a parlare di Sansone, no? Indipendente. Dunque, questo è il messaggio che deve essere predicato oggi, ok? E leggerò da Giudici, libro di Giudici, che i primi tre versetti del capitolo 16 del libro di Giudici.
E la parola di Dio dice: poi Sansone andò a Gaza e là vide una prostituta ed entrò da lei. Quando fu detto a quei di Gaza: Sansone è venuto qui, essi circondarono il luogo e stettero in agguato tutta la notte presso la porta della città e rimasero in silenzio tutta la notte, dicendo: allo spuntar del giorno lo uccideremo. Sansone rimase coricato fino a mezzanotte. Poi a mezzanotte si alzò, afferrò i battenti della porta della città e i due stipiti, li diverse insieme con la sbarra, se li caricò sulle spalle e li portò in cima al monte che si trova di fronte a Ebro. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola e sappiamo che tu hai una parola per tutti coloro che ascoltano. Non c'è nessuno, Signore, quale tu non vorrai toccare e benedire. Ti preghiamo, Signore, di usarlo e che lo Spirito Santo sia all'opera, Signore, per dare gloria a te. Nel nome di Gesù. Amen. Sansone, per chi non lo sa, era uno dei giudici di Israele. Quando il popolo di Dio entrò nella terra promessa, per un tempo Dio usò dei giudici che erano dei leader politico guerrieri, non erano re, non erano persone elette dal popolo, erano delle persone che Dio innalzava per combattere il nemico. Perché cosa succedeva? Quando Israele si allontanava da Dio e incominciava a copiare le vie dei popoli, Dio mandava i nemici, in questo caso erano i Filistei, e Dio innalzava questi giudici che erano dei guerrieri. Erano 12 nella Bibbia, uno dei quali era una donna. Dunque, quando il popolo si allontanava da Dio, Dio li rimetteva in riga in un certo punto, punto, per riportarli a sé. E quando noi pensiamo a Sansone, che cosa pensi quando tu pensi a Sansone? Come te lo immagini? Come te lo immagini? Di solito quando lo rappresentano, muscoloso, forzuto, no? Un bodybuilder tipo, ma non era così. Sansone era una persona normalissima. Infatti, no, i principi, i nemici lo ingannarono attraverso una prostituta, perché dice: guarda, qui dobbiamo scoprire da dove viene la sua forza, no? Sansone aveva purtroppo una debolezza delle donne, in particolare le prostitute, okay? E nel contesto di questi tre versetti che ho appena letto, dottrinalmente, teologicamente, sono ricchissimi di insegnamenti della grazia di Dio. E abbiamo visto che una notte Sansone andò da questa prostituta in una città nemica, poi, ok? Non è che ce l'aveva sotto casa, dovete andare in una città nemica, stette con questa donna e alla notte si alzò per tornare a casa, ma alla sua insaputa cosa era successo? I nemici, avendo saputo che lui stava lì, avevano chiuso le porte, la porta della città, il cancello della città, e perché volevano poi intrappolarlo e ucciderlo. Ora, il cancello della città era considerato nei tempi biblici un luogo di protezione, un punto di protezione, perché al cancello chi entrava, chi usciva veniva controllato. Ai cancelli della città si svolgevano affari commerciali, ai cancelli della città si amministrava giustizia, ai cancelli della città era come il Parlamento. Dunque, quando un nemico entrava e conquistava il cancello della città, era come se avesse conquistato la città stessa. Dunque, Sansone, uscendo, pensando di averla fatta franca,
esce dalla casa e si trova il portone chiuso con i nemici intorno a sé. E che cosa fa Sansone? Prende questi stiviti, prende questo cancello, lo solleva, lo scatena, lo sradica. E poi la cosa strana è che lui non è che lo mette sulle spalle e poi lo getta e fugge. Lui prende questo cancello e, come abbiamo letto, lui lo trasporta davanti a un monte, su un monte che sta davanti a una città che si chiama Hebron. Il viaggio da Gaza a Hebron sono una sessantina di chilometri. Dunque, solo la forza di Dio avrebbero potuto farlo, forse erano degli angeli che l'hanno aiutato, noi non sappiamo. Ma la sua forza non era nei suoi muscoli, la sua forza era in Dio che mandava la sua forza su di lui per un voto che aveva fatto sua madre e rappresentato dai suoi capelli. La forza era nei suoi capelli che rappresentavano la forza di Dio. Lui non doveva mai tagliarsi i capelli. Ora, possiamo immaginarci questo cancello, che non era un portone di casa. Lì i stivi erano un metro per un metro di pietra, no? Alto almeno 3 metri, largo 3 metri, 4 metri. Arrivati a 10.000 kg non ci si mette tanto, no? E trasportarlo a Ebro. Ora, Ebro stava nel suo paese. Okay, lui stava in una città nemica per andare e portare questo cancello alla città nemica. Hebron era una città santa per gli ebrei. La parola Hebron significa amicizia, significa comunione, significa unione. E lui posò questo cancello su questo monte davanti a questa città di comunione, di amicizia. E Hebron era una città santa per i giudei, perché Hebron c'era la cava dei patriarchi, la grotta dei patriarchi, perché Hebron era il luogo dove era seppellito Abramo. Anzi, la tradizione dice che Abramo è proprio seppellito proprio nel centro di Hebron. Sara, Isacco, Rebecca, Giacobbe, Lea, questi patriarchi sono seppelliti. Dunque possiamo capire che importanza ha, perché quelli erano Abramo e la sua discendenza che hanno fatto, Dio ha fatto un patto con loro. Dunque, questo cancello è stato distrutto, e proprio nei racconti della Bibbia, come Sansone, troviamo nomi, personaggi, tipi, esempi, immagini che riguardano Gesù e la sua opera. Nella lettura che ha fatto Marco, Gesù parla di un cancello. Nella sua nella versione che ha letto dice il cancello dell'inferno, e c'è anche usato i cancelli dell'Hades, ok? Che su queste pietre edificherò la mia chiesa, e il cancello dell'Hades non potrà resistere. Okay? Non potrà trattenerla, non potrà tenerla indietro, no? E possiamo immaginarci che cos'è questo Hades. Immaginiamoci come un regno, una città. È una città di morti, della morte eterna, e dove il diavolo è il sindaco o il capo di questa città. E questa città imprigiona delle persone, c'è un cancello chiuso che tiene dentro queste persone come dei prigionieri per l'eternità. Ma Gesù che cosa dice? Che i cancelli dell'Hades, di questo regno infernale, non potrà resistere alla forza e alla potenza di Cristo nella sua Chiesa, che è nata nel giorno del Pentecoste. E questa Chiesa, come un esercito, come un ariete,
sfonderà questo cancello e i prigionieri saranno liberati. Okay? Noi che eravamo lontani da Dio e proprio ai cancelli eravamo giudicati colpevoli, la legge di Dio ci condannava e colui che siede nei cieli non aveva altra scelta che trovarci colpevoli e degni di questa fine in questa città, no? Ma il Figlio Eterno, Dio mandò il suo Cristo che dovete sanguinare sulla croce. Lui dovete entrare nel luogo più buio, dovete entrare nella tomba e nell'inferno per strangolare e sconfiggere quel potere della morte, per poi risuscitare, salire in cielo e dimostrare che il cancello è stato sconfitto, è stato rotto, è stato aperto davanti alla presenza del Padre, e Gesù ha acquistato questa certezza per noi attraverso la sua opera. Dunque, come Sansone si incollò quel peso così enorme e lo trasportò per 60 chilometri, così Gesù trasportò quel cancello che ci imprigionava nel regno della morte. La nostra colpevolezza, i nostri peccati, la nostra vergogna, la punizione, la povertà, la malattia, lui ha preso tutto, ha preso tutta la maledizione di Dio che c'era su di noi per donarci la benedizione, per avere comunione e pace e amicizia con Dio nostro Padre. Questa è la buona notizia, questo è l'Evangelo. E spesso quello che noi sentiamo buona notizia non è in realtà una buona notizia. Spesso quello che chiamano oggigiorno l'Evangelo non è l'Evangelo. Noi dobbiamo stare attenti a quello che viene proclamato, cos'è l'Evangelo, ok? Perché specialmente negli ultimi tempi ci sarà una grande apostasia dalla verità. Dobbiamo stare attenti a non capire che osservare delle cose giuste come le beatitudini senza una vera conversione diventa una pratica religiosa, non è lo spirito con cui lo fai le cose. Tu lo fai perché lo fai per gratitudine verso quello che è stato fatto per te. Dunque, fare opere buone senza una vera conversione è nulla. L'Evangelo, la buona notizia, è che Gesù ha risolto questo problema. Gesù ha risolto pienamente il problema dei tuoi peccati, ha risolto la soluzione per liberarti dalle catene e dalla prigione cui stavamo. Gesù ha risolto il problema del cancello che ci teneva chiuso. L'Evangelo è il messaggio più importante che ogni persona al mondo deve ricevere. E l'Evangelo dovrebbe espandere più velocemente del Covid. L'Evangelo non può essere annunciato con facce tristi, tu sei un sporco peccatore, non è questo. L'Evangelo è un messaggio di libertà, il vero Evangelo è un messaggio di libertà. Sapete che nel mondo ci sono oltre 7, quasi 8 miliardi di persone, e circa 2 miliardi e mezzo si reputano, si dichiarano cristiani. Però tra questo gruppo di cristiani, questi 2 miliardi e mezzo, ci sono due tipi di cristiani. Ci sono quelli che confessano Gesù Cristo e ci sono quelli che posseggono Gesù Cristo, che dicono di essere cristiani. Ma c'è un gruppo che dicono e possiedono lo Spirito Santo. Sono due cose totalmente diverse. Ecco perché l'Evangelo va dichiarato anche nella Chiesa, perché non tutti che sono seduti in Chiesa sono nati di nuovo, hanno ricevuto il perdono e hanno questa pace di Dio. Dunque l'Evangelo va annunciato anche in Chiesa, in qualunque Chiesa. Perché cosa ha detto Gesù?
che il grano e le zizzanie cresceranno insieme, nello stesso campo. Perciò la Chiesa va evangelizzata. Cos'è la vera Chiesa? Questa Chiesa che sfonda questo cancello è un esercito. È un esercito. Gesù non è venuto giù per iniziare un ciclo ricreativo religioso. Non è venuto a fare questo. Ma Gesù è venuto giù a iniziare la sua Chiesa, che è un movimento missionario, un esercito che entra come un esercito, occupa territorio come un esercito e come un ariete sfonda questa oppressione e questa chiusura, questo regno che Gesù Cristo ha aperto e acquistato. Noi siamo qui a partecipare a questo. Noi siamo un esercito di salvezza che rivela la speranza delle persone e la certezza a un mondo che sta morendo. Noi dobbiamo provare a vedere la gente comune, civili, come i territori occupati, non dico posseduti, ma occupati nel regno di Dio di questo mondo. Tra questi civili che incontriamo, troverai delle persone che saranno ostili e ci saranno delle persone che saranno amichevoli, ma te non devi guardare il volto delle persone, devi fare il tuo lavoro, dobbiamo fare il nostro lavoro come soldati, non c'è nessuno escluso, perché il Signore i talenti li dà a tutti, a te chiederà uno, l'altro chiederà cinque, l'altro chiederà dieci, ma siamo tutti occupati in questo esercito, in questo regno di Dio, che il regno di Satana, il cancello del regno di Satana non potrà resistere. E come esercito abbiamo una organizzazione, come esercito abbiamo delle strategie che il Signore ci insegna. Ci sono dei principi di guerra in un esercito e dobbiamo imparare, perché puoi rimanere certo che il nemico ha delle strategie di guerra contro di te. E la cosa che il nemico può farti credere è che tu non hai un ruolo in questo, è un grande inganno. Basta una tua presenza in un ambiente religioso e a posto. No, Dio vuole dei soldati, vuole dei guerrieri. Sapete, c'è una differenza tra essere un soldato e essere un guerriero. E Satana, lo sai qual è un altro dei suoi trucchi? È che lui vuole toglierti dalla tua posizione spirituale in Cristo per portarti nel campo della tua carne, dove non ascolti più lo Spirito, dove non ascolti più Dio, e incominci a usare la tua carne, le tue emozioni, quello che pensi, le tue paure, quello che dicono gli altri. Quello è un tattico del nemico, che non sei più nello Spirito. Noi dobbiamo camminare secondo lo Spirito e non la carne in ogni cosa. Dunque dobbiamo stare attenti a queste tattiche, perché vogliamo essere dei soldati affidabili, che Dio ti dice: io mi fido di te, vai. C'è una differenza tra essere un soldato e un essere un guerriero. Sansone non era un soldato, Sansone era un guerriero. Lui non aveva paura di entrare nel campo nemico, anche per motivi sbagliati, entrare nel campo motivi sbagliati, ma un guerriero è un soldato, ma un soldato non è un guerriero. Sono due cose totalmente diverse. Un soldato può essere un mercenario, può essere un militare di leva, un riservista, no? Che non ha quel spirito di combattimento dentro di noi, dentro di sé. Un guerriero invece è una persona, un soldato, che quando tutti scappano lui rimane lì fermo in piedi. Questo è un guerriero. Un guerriero ha fatto una decisione di combattere per altri. Non so se avete visto mai questi film che fanno, per esempio, americani, dei Navy SEALs, di queste forze speciali, di questi guerrieri che vanno dentro prima che va avanti un esercito, che possono mangiare le pietre, possono fare tutto ciò che è possibile per
sopravvivere proprio per entrare in appena. Questi sono dei guerrieri. Un guerriero è disciplinato. Lui non vede la disciplina come un'imposizione su di lui. Lui capisce che la disciplina nel conoscere la volontà e fortificarsi nella volontà del Padre è necessaria per portare avanti il progetto. Non lo fa per forza, il soldato lo fa per forza. Un soldato non è mai ricordato, un guerriero è sempre ricordato. E vedi il guerriero dalle medaglie. Tutti possiamo avere delle medaglie, tutti abbiamo questo privilegio di essere usati da Dio in un modo o in un altro. E tu devi decidere, perché sto qui, qual è il tuo scopo nel corpo di Cristo, che cosa devi fare. Se il tuo cristianesimo è un cristianesimo per compagnia, per avere amici che ti chiamano, perché qualcuno non è con te quando sei malato, non c'è niente di male in questo, sicurezza, però tu verrai scosso quando sarà il momento di combattimento, quando il Signore ti metterà la prova a te. Tu devi decidere, tu non puoi scegliere dove tu vuoi stare e cosa devi fare. Dio ha già scelto questo. Vuoi essere ubbidiente? Vuoi ubbidire ciò comandante? O vogliamo fare da testa nostra? Il Signore vuole che il suo popolo si muove in avanti, e nessun diavolo deve avere l'onore o il privilegio di dire l'ho fatto smettere. Nessun demone deve avere queste parole di dire l'ho sconfitto, ha smesso il suo compito. Dunque dobbiamo stare attenti come esercito all'età di dipendiamo. Dunque Sansone, malgrado le sue debolezze per le donne, è anche elencato avanti per favore. Avanti per favore. E il prossimo, ok? Next, grazie. Ecco. Sansone, malgrado le sue debolezze, è elencato tra gli eroi della fede. Tu dici come? Dopo quello che ha fatto, no? Sì, è elencato tra gli eroi della fede. E questo ci insegna che anche quando facciamo danni o disastri nella nostra vita, se ci pentiamo con il cuore, con il vero pentimento verso Dio, abbiamo vera fede nelle promesse di Dio in Cristo, noi finiremo la nostra corsa bene, anche sbagliando. In Ebrei dice: che dirò di più, poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Ietri, Davide, Samuele e i profeti. Sansone era uno degli eroi della fede, e quello che combinò dopo questo episodio era ancora peggio, che gli costò caramente. Eppure, pentendosi, fece più danno al nemico e uccise più nemici di tutti i nemici che aveva ucciso prima. Dunque, non facciamoci abbattere anche dai nostri errori e debolezze. C'è pentimento davanti a Dio, e il Signore ti riciclo, ci riciclo, ci usa. Noi vogliamo ringraziare Dio per questi esempi, con le persone ed altri, che pure nelle loro debolezze il Signore le ha usati. Ma io voglio ringraziare Dio, per questo che stavo io pensando a questo libro, per gli eroi della fede che non vediamo, no? Che sono stati nella mia vita e nella tua vita. Perché se tu appartieni ora al regno di Cristo, ci sono stati degli eroi della fede che hanno fatto la loro parte nel buttare giù quel macello. Io mi ricordo dei fratelli negli Stati Uniti che avevano il coraggio di venire a bussare la porta in una famiglia sconosciuta, portarci con il pullman chilometri lontani in una chiesa. Quello era un eroe della fede. Persone che pregavano per me quando ero piccolo, quando ero grande. Quelli sono degli eroi.
persone che attraversavano un'immensa città per fare la scuola domenicale a 3-4 bambini. Quelli erano un eroe della fede per me. Non dobbiamo vedere solo questi grandi eroi della fede. Mia madre, che era una donna di grande fede, piena di spirito, che pregava per me. E altri personaggi, professori che vedevo in silenzio all'università, senza parlare, senza neanche che stavano leggendo la Bibbia. Quella era una testimonianza di un eroe della fede. Cristiani, ragazzi cristiani che non frequentavo, eppure sapevano che erano cristiani, basta il loro silenzio. C'era uno spirito al lavoro. E questo spirito è quello spirito dell'esercito che è vivificato, potenziato, vittorioso in Gesù Cristo, che stava lavorando nel mio cuore per gettare giù quei macelli, quindi il tuo. Dunque siamo grati al Signore per questo esercito invisibile che ci dimentichiamo così facilmente. È bello ricordarci chi ha fatto cose grandi, ma ricordiamoci quelli che il Signore ha mandato. I cancelli dell'Ades non potranno resistere alla potenza della Chiesa. Una religione non ti metterà a posto con Dio. Ti devi pentire dei tuoi peccati davanti a Dio. Devi credere che Gesù Cristo è morto, pagato pienamente il prezzo del tuo riscatto. Non puoi aggiungerci nulla. Devi ricevere questo dono, battezzati e riceverai il dono dello Spirito Santo alla sua pienezza. Questo è il messaggio dell'Evangelo, non ce n'è un altro. Che il Signore sia benedetto e lodato.